Ah, bene, buongiorno, scusate, faccio parlare qualcuno degli altri due che sono più lucidi di me in questo momento. Ma è l'ultimo giorno. Nessuno è lucido l'ultimo siamo giorno tutti di Luca. Cucinati. Nessuno è lucido l'ultimo giorno di Luca. Però insomma, grazie per essere venuti, grazie per essere qui, sono felicissima per quanto mi riguarda che non ci siano solo amici e parenti, non so voi, so che siete abituati ad altri bagni. Ma non sono di cugini tuoi questi? No, sono tutti parenti miei, ma grande famiglia allargata. Mi sembrava. So che siete abituati ad altri bagni di folla voi, per cui insomma. Francesco, inizia sì. Tu. Prego. Grazie. No, davvero, allora, mettiamo le basi un attimino. Com'è nata questa cosa dell'incontro di oggi? È nata da una chiacchierata tra me e Luca inizialmente e abbiamo incluso immediatamente Francesco perché è il perfetto partner in crime con cui di solito chiacchieriamo di fantastico, televisione, libri, autori, abbastanza a briglia sciolta. Abbiamo gusti simili, quando non sono simili ci litighiamo con estremo entusiasmo le rispettive passioni, cosa che a me diverte moltissimo. E stavamo parlando con Luca di fantastico, strano, un argomento che non tocchiamo mai, di solito cioè, noi ci dedichiamo... Avevamo bevuto forse, non so. È possibile, anche il giardinaggio l'avevamo già esaurito, e anche perché Luca era venuto a Pavia a presentare God Breaker, se sì, non mi ricordo sì, male, in quell'occasione, e da lì era venuta fuori l'idea di, vabbè, ok, senti, ma questa cosa, questa interessantissima chiacchierata che abbiamo fatto fino adesso, no? Dividiamola con il mondo, condividiamola con la gente che non vedrà l'ora di sentirci parlare di fantastico, e proponiamola a Luca Comics and Games. Quindi grazie a Salani che si è interessata, è nata l'occasione di concretizzare e di chiacchierare. A quel punto però il problema era, e poi passo davvero la parola, ok, ma che titolo mettiamo? E il titolo che avrete visto sul programma è abbastanza generico, dai, è un po' tutto e nulla, ma per forza, perché alla fine siamo tutti appassionati. Diciamo che ci piaceva l'Hobbit, il titolo fammela che avete visto, in un altro modo. Ma ha un senso, ha un significato. Ha un significato, eh? E se spieghiamo. Non ce l'ha glielo inventiamo. No, no, quale? Qual era? No, è che le cose sono cambiate, anche nel mondo del fantastico. Non è più come, non solo stavo per dire non è più come 10 anni fa, col cavolo, non è più come l'anno scorso, quasi. Le cose cambiano con molta rapidità. Le porte si aprono, ma una porta che si apre si può anche richiudere. Una porta che è stata scassinata non si richiude più, no? Chi era stata l'idea? Chi era stata l'idea la originaria? Tua idea, l'impressione che ho io è proprio che determinate porte del che mettono in comunicazione i settori del fantastico, dell'intrattenimento le une con le altre, si sono aperte e sono state scassate, non si possono più richiudere. C'è un sistema di vasi comunicanti che si è creato, che prima non esisteva e che adesso esiste. Sì, io credo che ci sia un cambiamento più ampio in corso. Noi, la nostra generazione, le persone vive oggi, hanno la fortuna e al tempo stesso la maledizione di vivere uno dei più grandi cambiamenti della storia dell'Occidente. Sta cambiando il mondo in cui accediamo alle informazioni. Un tempo la difficoltà era trovare cose, oggi la difficoltà è selezionarle. Quando io ero al liceo, non parliamo di 1000 anni fa, nonostante sembri un vecchio barbogio, non è poi passato tanto tempo, noi facevamo ancora le ricerche. Facevamo le ricerche perché noi non avevamo Google, non avevamo le email. E far fare oggi, probabilmente i teenager di oggi ancora fanno ricerche, ma io immagino che sia cambiato il modo in cui gliele fanno fare, mi auguro, se le fanno fare nello stesso modo c'è un serio problema con la scuola. Per trovare le informazioni che noi trovavamo in una settimana, oggi ci metti mezz'ora a dir tanto, se te la stai prendendo comoda. Ovviamente il problema è selezionarle, perché altrimenti finisci, insomma... Finisce ad avere la conoscenza formato Wikipedia, che non è esattamente. Questo è uno dei cambiamenti in corso, un altro cambiamento in corso è la velocità di spostamento. Io vivo a Londra da ormai tanti anni, lavoro quasi esclusivamente con l'estero rispetto all'Italia, faccio ormai pochissime cose in Italia, in italiano, e tutto questo mi è possibile perché ho un computer collegato a internet ancora una volta, tutto questo però mi è possibile perché c'è un Eurostar che mi porta a Parigi in 3 ore da Londra. Tutto questo è possibile perché ho voli che mi portano in Italia quando serve in 2 ore e così via. Quindi viviamo in un mondo diverso, viviamo in un mondo più nomade, viviamo in un mondo di grandi cambiamenti. E fantastico ovviamente cambia col mondo in cui siamo, cambia. Viviamo in un mondo che è magico per molti versi.
C'era un autore di fantascienza americano, di cui in questo momento ovviamente collapso, non ricordo il nome, che recentemente ha detto sì, non ci sono in questo momento grossi movimenti, chiamiamoli movimenti, dai, come cyberpunk degli era anni Paul 80. Di Filippo. Grazie, Paul De Filippo e Delos Days recentemente in chat con chi aveva partecipato a Delos Days raccontava, parlava di fantascienza e diceva sì, in questo momento non c'è l'equivalente di un movimento tipo cyberpunk tra gli scrittori, tra gli attori e autori di fantascienza, ma perché è cambiato il mondo? Come dicevi tu prima, siamo in una realtà frammentata, gli input sono talmente tanti che ha senso ci siano più piccoli gruppi, movimenti, singoli autori, molteplicità di spunti in vari media, e il risultato, opinione personalissima, secondo me è più positivo, perché hai la possibilità di avere un melting pot, un calderone caleidoscopico da cui possono venire fuori cose interessanti. E poi Luca in questo è abbastanza la cartina al tornasole, no? Vieni qui e vedi i giochi che nascono dai fumetti, i fumetti che nascono dai giochi, i libri, eccetera eccetera. Ma è secondo me, era questo era un pochino il nucleo del discorso che facevamo un tempo, ti ricordi? È proprio il fatto che, cioè, trarre un film da un libro o da un fumetto non è una cosa nuova, è una cosa che è sempre esistita, esattamente come da un gioco, o se fai il gioco dal libro, il libro dal gioco, tutto quello che ti pare. Questa cosa è cambiata. Cioè, prima esistevano delle barriere permeabili tra un medium e l'altro. Adesso io queste barriere le sento sempre di meno, nel senso, cioè, telefilm in cui si parla di libri che non esistono e poi vengono scritti e messi in commercio e diventano reali perché esistevano nel però telefilm. Il Necronomicon... No. Però il Necronomicon c'era già all'epoca, sì, giusto. Credo ma che lui infatti, stia parlando di però è vero che il processo no, però il punto è proprio questo, hai detto bene Francesco, nel senso, anche questo non è un procedimento nuovo, cioè non è la prima volta che succede. Ma adesso sta diventando... È cambiata l'intensità. In fisica c'è il concetto di salto quantico, cioè nel senso che le leggi della fisica funzionano più o meno nello stesso modo finché non arrivi a un certo livello nel quale fai un salto e funzionano in modo diverso. Cambiando la quantità, cambia la qualità. È quello che sta succedendo oggi. Molte cose non sono nuove, ma sono accelerate a un tale livello che di fatto sono diventate radicalmente nuove. E non si parla solo di intertestualità, quindi non solo di passaggio da un medium all'altro. Pensate al tipo di storie che scriviamo. Io sono convinto che una delle più grandi storie fantastiche uscite nell'ultimo anno sia The Last of Us. Quanti di voi hanno giocato The Last of Us? Non ci posso credere. Cioè, è uscite subito da questa stanza, andate a giocare, state facendo con noi, andate a giocare The Last of Us. Insomma, non vi farò spoiler, ma io in The Last of Us, io sono un appassionato di videogiochi, anche se, come dico sempre, non scherzando, anche se tutti pensano sia una battuta, non ho tanto tempo per giocare quanto vorrei, perché poi finisce che, pur piacendomi tanto i videogiochi, non riesco a trovare il tempo per farlo. The Last of Us, per la prima volta in vita mia, nella mia vita da videogiocatore, io sono partito col Commodore 64, quindi ho le mie credenziali da videogiocatore. Per la prima pazienza! Volta, no, esattamente. Anzianità di servizio. Per la prima volta un videogioco mi ha commosso. Commosso nel senso che io ero con le lacrime in alcune scene, che non sono le cutscene tipiche dei videogiochi, non sono le scene dei videogiochi in cui c'hai due palle, devono parlare perché così poi posso finalmente cominciare a giocare. La storia è una e tu a un certo punto prendi in carico la storia e inizi a giocare, ma la storia va avanti. Io mi sono trovato in un momento, questo purtroppo non l'avete giocato ma cerco di spiegarvelo in breve, nel gioco tu giochi un uomo adulto che deve portare in salvo una ragazzina in un mondo abitato da una sorta di zombie più pericolosi di uno zombie medio. Okay. A un certo punto, all'inizio del gioco, ho perso di vista la ragazzina e mi sono spaventato. Ma attenzione, non mi sono spaventato perché mi falliva la missione. Il mio pensiero non è stato per la missione, il mio pensiero è stato che cazzo di fine ha fatto la ragazzina, non la posso far morire. Poi ho detto no, fermo, non esiste, ok? Che la ragazzina non esiste. Ma sono le sensazioni che finora ci poteva dare solo un libro, ci poteva dare solo un fumetto, ci poteva dare solo un film. Adesso ce le possono dare anche i videogiochi. Questo però vuol dire che chi di noi altri non è nell'industria dei videogiochi. Io scrivo professionalmente libri e fumetti, quindi le mie bollette le pago con quello, non le pago con i videogiochi. I videogiochi non sono un competitor, ma sono ovviamente qualcosa a cui devo stare attento, perché se questo nuovo medium ha questa potenza di impatto, riuscendo a prendere cose che prima potevamo fare solo noi, noi dobbiamo fare qualcosa di più. Perché il nostro pubblico, i nostri lettori, sono abituati ad avere esperienze emotive in ambiti in cui noi ce le sognavamo.
Quindi necessariamente cambia il modo in cui scrivi, necessariamente cambia il tipo di storie che fai, necessariamente cambia poi il fantastico. Però allora ti faccio una domanda, se posso. Quanto conta il cambiamento della tecnologia, il cambiamento tecnico? Si torna sempre al medium e al messaggio, però alla fine il punto enormemente, è quello. Secondo me conta enormemente. Io per scrivere, non voglio fare pubblicità, insomma, io per scrivere uso un piccolo pezzo di software per Mac che si chiama Scrivener. Io sono, prima di Scrivener, sono sempre stato assolutamente scettico sull'utilizzo di software professionali per scrivere. Li trovavo un po' una fighettata. Il vero scrittore usa TextEdit. O la penna. O la penna. Fa Hemingway. Con la penna non ci sono mai riuscito perché è fin troppo vintage per me. Però sono TextEdit. E molti scrittori, molti veri scrittori usano TextEdit. E ho sempre considerato una cosa un po' da dilettanti, divertirsi con i software o quello. Se sei bravo scrivi, che è vero. È anche vero che da quando ho iniziato a usare Scrivener, la mia produttività è raddoppiata. Scrivo meglio, cioè meglio sta voi giudicare, insomma scrivo di più, ecco, in meno tempo. Insomma, è meglio che la smetto con i post-it io. Sì, esattamente. Mi permette di gestire trame complesse più semplicemente, e tutto questo con una spesa di £30. Ora, è un cambiamento tecnologico che ha cambiato il modo in cui lavoro. Il disegnatore con cui faccio fumetti in questo momento per la Francia usa una Cintiq. Chi di voi in illustrazione probabilmente sa cos'è una Cintiq. Una Cintiq, per me che non so disegnare per niente, è comunque un oggetto del desiderio, cioè è fantascienza. C'è questa meravigliosa tavoletta su cui disegni e fai tutto quello che faresti con penne, pennelli, pennini, però è tutto digitale. E ovviamente cambia il modo in cui produci. E quindi questo da una parte, dalla parte del fruitore, ora che arriverà la PlayStation 4 o comunque la prossima generazione videoludica, che è in grado di gestire molte più variabili, quindi è in grado di gestire variabili narrative prima ancora che grafiche, molto di più. Chi di noi per lavoro scrive cose che non sono videogiochi o si metterà a scrivere videogiochi, cosa che io intendo fare anche, o comunque dovrà seriamente ragionare su come scrive quello che scrive. Perché è impensabile che fra 5 anni il pubblico si diverta con le storie con cui si diverte oggi. È impensabile. Sì. E io per primo, io come pubblico per primo. Cioè. Se posso aggiungere una cosa anche magari meno seria di quello che hai detto tu, però secondo me è altrettanto glamour. Cioè si torna a quello che dicevamo prima, le barriere che sono venute di meno. Cioè tu adesso stavi parlando di questo oggetto che ho visto utilizzare anch'io a casa di un fumettista della Bonelli, cioè è questa macchina dove tu hai tutti i pennelli, tutte le cose con cui cioè quando io ero al liceo, non è 1000 anni fa, io ho 37 anni, questa cosa era Star Trek, sì, assolutamente, queste sì. Cose le vedevi nei film di fantascienza, assolutamente sì. Quindi non è che soltanto che il fantastico ha gli ambiti che hanno fatto irruzione l'uno nell'altro, no, il fantastico ha fatto irruzione nella nostra vita, assolutamente sì. No? Queste cose sono diventate reali, ma non lo erano prima. E tu dici, allora che cosa gli raccontiamo di fantastico alla gente che c'è là fuori? Che quello che era fantastico per noi quando avevamo la loro età adesso è reale, concreto, lo usi. Infatti guarda, hai colto un nodo per me fondamentale. Io credo che si possa, allora ci sono dei libri o dei videogiochi o dei film o delle cose chiaramente scritti da vecchi che vogliono fare i giovani. Ora un vecchio che vuole fare il giovane può avere anche 25 anni e non è una questione di età biografica. Così come uno che scrive libri per giovani bene può averne 70. Non è così. La caratteristica del libro da vecchio che vuole fare il giovane è che dice di continuo Twitter, dice di continuo iPhone, di continuo Facebook. Perché il vecchio, e mi ci metto anch'io, io ho 32 anni, ma per me Facebook è una cosa nuovissima, il telefono, il Jesus, l'iPhone, che io chiamo, non l'ho inventato io, chiamo Jesus Phone perché fa i miracoli. Questa l'ho rubata, però la amo. Per me è un oggetto nuovo, incredibile, nonostante ne abbia uno ormai da tanti anni e lo usi regolarmente perché il nostro lavoro insomma è fondamentale, per me continua a essere, cioè non dico che ogni notte mi ci inginocchio e gli offro un sacrificio, un agnello, ma un sedicenne di oggi considera l'iPhone come un frigorifero, non ha nessun fascino intrinseco. Io vedo molti lettori, molti amici, molte persone di quell'età per quale sì, l'iPhone ci passa molto meno tempo di me. L'ossessione del ragazzo ossessionato dalle tecnologie, un'ossessione dei vecchi. Ma è già passata. Ma è già passata. Noi andiamo verso un mondo in cui queste tecnologie miracolose sono talmente parte del nostro quotidiano da essere frigoriferi. Nessuno dice, ah, il frigorifero.
voglio passare la mia vita a guardare il frigorifero per vedere come le cose vengono refrigerate. Però vedi, certe volte ci fanno dei discorsi, cioè a me li hanno fatti, ma li hanno fatti sicuramente anche a te, no? Delle cose come, ah, è bello perché nei vostri libri si vede la vita di tutti i giorni, i personaggi utilizzano gli oggetti che utilizzano anche i lettori, e tu li guardi e dici, e che cosa dovevano usare? La clava? Cioè, no, però potrebbe essere le accessori vecchi, appunto. Sì, sì, è stata proprio una cosa che... E poi una cosa che, secondo, che credo che fossimo insieme quando l'affrontavamo qualche anno fa a Torino, una cosa che va anche considerata è il fatto che le nuove tecnologie, ora stiamo andando un po' fuori tema, ma neanche tanto, hanno reso un inferno scrivere un certo tipo di... Sì, è vero, era il discorso di qualche anno fa a Torino. Il telefonino ha ucciso la possibilità di fare avventura moderna, cioè ovviamente continua a usarsi il genere, continua a usarlo, noi lo facciamo, però voi pensate ai Goonies, pensate, Goonies avessero avuto il cellulare, il film durava un quarto d'ora, sarebbe stato un noioso cortometraggio che veniva con questi, faceva una telefonata e qualcuno che se li recuperava. Scusami, posso interromperti un attimo? Sì. Io ho questa immagine mentale, lei chiama lui, non è Goonies, e gli dice, oh Romeo, guarda che non muoio mica per davvero, tu stai a Mantova, aspetta lì, stai sereno che arrivo, e la risolviamo così. Capito, esattamente. Allora tu avevi una prima generazione di libri, che adesso sono già vecchi, di libri e storie, in cui il problema lo risolvevi con il telefonino che non prende, è quello che se lo perde, è quello... Dopo un po' però, al decimo libro di telefonino che non prende, che uno legge, si è pure rotto le palle, dice ma sti telefonini negli horror non prendono mai, e diventa un cliché, diventa il corrispettivo politically correct dell'uomo nero che moriva negli anni Ottanta. Della ragazza bionda che corre giù in cantina invece che fuori dalla porta. Esattamente, cioè, sono tremendamente classiste e razziste, con la donnina svestita che moriva, il nero che sapevi già... seccare perché l'amico del protagonista che, quello che se aveva la foto del figlio esatto, neonato e conosci le regole sono di... tre no? Non bisogna mai esatto. Non bisogna mai fare sesso, non bisogna mai bere esatto. alcol o usare droghe, non bisogna mai poi mai dire torno subito esattamente e il telefonino che non prende è diventato un altro cliché di questo tipo. Resta il fatto che è molto difficile raccontare un certo tipo di struttura narrativa con i telefonini. Questo vuol dire che devi cambiare le strutture narrative, molto semplicemente. C'è un certo tipo di storia che semplicemente non puoi più raccontare, perché non vivi più in un mondo in cui i ragazzini si perdono. Ma ti dico, però, non si perdono. Scusa, non posso, ti dico, sono completamente d'accordo, e voi lo sapete molto meglio di me, perché voi scrivete in prima persona, quindi siete autori di questo problema, ce l'avete concretamente, io mi limito a guardarlo da lato fiume. No? Maledetti. E però avevo avuto l'occasione di chiacchierare con degli scrittori, degli sceneggiatori in realtà, mm-hmm. dei telefilm americani, che mi dicevano che per loro lo spartiacque era stato X-Files, in termini proprio di come scrivere una sceneggiatura televisiva tenendo conto di questi cambi di abitudini, di costume che poi diventano i cambi di paradigma. Perché in X-Files è il momento, nell'arco dei 10-11 anni, quel che è nato nasce e si afferma e diventa comune il cellulare, perché all'inizio ce l'hanno loro che sono quelli dell'FBI, ma alla fine ce l'hanno tutti. Per cui cambia il modo in cui... Poi figurati nei thriller, nei gialli, eccetera, eccetera, no? Perché... E non si può non tenerne conto, come non si può non tenere conto, e faccio un salto un attimo indietro al discorso dei videogiochi, del fatto che in effetti la tecnologia già adesso comporta dei cambiamenti, ha comportato negli ultimi 5 anni cambiamenti eccezionali. Tra 5 anni sono molto curiosa, perché ho avuto l'occasione, parlavi di Torino prima, recentemente, di incontrare a Torino al View Conference, che è una manifestazione dedicata alla grafica, al computer, agli effetti speciali, una delle persone che ha lavorato a Gravity. Il film. Quanti di voi hanno visto Gravity? Mani su? Pochi. Ah. Avete visto i trailer? Vi sarà capitato? Ok. Se avete... Ah, Gravity? No, Gravity. Non è ancora uscito in Inghilterra, esce la settimana prossima. Ok. Se vi è capitato di vedere anche solo qualche immagine, avrete notato degli effetti speciali particolari, molto realistici in termini di luci, eccetera, eccetera. La stringo, la faccio breve. Questa persona che era ospite a Torino è uno dei responsabili dell'invenzione, se lo sono realizzato loro, è stato un prototipo che hanno creato loro nel 2002, ci sono voluti quasi 10 anni per metterlo, per farlo diventare di uso, tra virgolette, comune per le grosse case di produzione, dell'invenzione della macchina e del sistema tale per cui adesso si possono filmare
i volti umani da ricostruire digitalmente, ok, in situazioni di effetti speciali di grafica computerizzata, utile nei film, ma fondamentale nei videogiochi, perché poi è quello il punto, con una raffinatezza, una precisione di risoluzione fino al centesimo di millimetro. Lui diceva, io ho visto, mi fido della parola di questo qui, che poi vi posso dare il nome, comunque se cercate sul sito View Conference trovate il nome degli ospiti, diceva, io le ho viste le prove, non avevo capito che era una ricostruzione digitale, sembrava una persona. Quindi i videogiochi di domani, perché poi hanno dietro queste cose, queste grosse produzioni hanno dietro un sacco di soldi. Ma e anche Grand Theft Auto ha fatto nella prima settimana così, quello che un film saranno sogna di fare in tutto, che un colossal di Hollywood bisogna di fare in tutto il suo arco produttivo. Assolutamente. E saranno ancora, come dicevi tu, commoventi, interessanti, cioè cambia la dinamica di videogioco. Quindi ma assolutamente sì, anche perché si è visto. Allora, quello che dice è interessante, perché cioè i videogiochi stanno affrontando ora per la prima volta un problema, che è quello dell'Uncanny Valley. Quanti di voi hanno sentito parlare dell'Uncanny Valley? Ok. L'Uncanny Valley. Praticamente esiste un livello di realismo riproduttivo che vale per la grafica, che vale per i robot, che vale insomma per un po' tutto, per i film, al di là del quale invece di ottenere un effetto di immersione e di realismo ottiene un effetto di distanza. Perché il pubblico sa che non è umano, non riesce però ad avere i normali referenti che gli fanno capire che non è umano, e l'effetto che tiene di distanza, si inquieta, ha questa sensazione di uncanny e si distanzia. Questo sembra un problema sciocco, ma in realtà in questo momento ci sono milioni e milioni di dollari di investimento da parte di un sacco di compagnie produttrici di effetti digitali e così via, per capire come lavorare sull'Uncanny Valley, come riuscire ad evitare questo effetto, che è un effetto che puoi riuscire ad evitare quando avrai una simulazione completamente perfetta. Ma in realtà per una simulazione completamente perfetta siamo ancora lontani, perché sia completamente perfetta mancano degli anni. Ma quando arrivi a un livello tale che riesci a sembrare perfetto, quindi non hai alcun modo cosciente per individuarlo in quanto non umano, ma il tuo inconscio riesce a percepire l'assenza di quei minimi tic, di quei minimi ombreggiature che lo segnano di solito come umano, lì scatta la distanza. Uno dei modi per superare l'Uncanny Valley è la narrativa. È il costruire strutture narrative che tirino dentro lo spettatore in altro modo. Tant'è vero che molte compagnie di videogiochi stanno lavorando in modo molto impressionista. Uno dei più grandi successi di videogiochi degli ultimi anni è una piccola produzione indipendente che si chiama Limbo, che è in bianco e nero, un cartone in bianco e nero. Quindi bypass il problema, in effetti. Assolutamente sì. Noi siamo a livello in cui abbiamo troppa tecnologia, non in senso moralista, cioè ne abbiamo troppa per gestirla, sta andando più avanti delle cose che sappiamo fare. A noi viene voglia di tornare indietro, sì, ci viene voglia di riavere le cose che ci ricordavamo da prima. Perché è rassicurante, la passione per il vintage, che c'è diffusissima, è una forma di ritorno fetale, è rassicurante l'idea della macchina da scrivere, perché l'NSA non te la può accare. Contemporaneamente, questa è una cosa che mi veniva in mente prima quando parlavi, l'argomento che ci è molto caro, di sti maledetti cellulari che ci impediscono di scrivere le storie che vorremmo, no? Contemporaneamente però, se si chiude una porta, no, se ne aprono cinque, no? La cosa divertente è proprio quella che la nostra nuova sfida è integrare tutta questa roba, integrarla dentro nelle storie. La difficoltà per la nostra generazione è integrarla in un modo che suoni naturale, sì. Perché io, che sono sempre stato un po' un geek, sono ancora meravigliato dall'iPhone. Dopo anni che ce l'ho, anni che ci gioco. Ma lì sei tu. Cioè, ok, però vedi, spieghi al lettore, che magari ha 16 anni e ha l'iPhone da quando a memoria, perché l'iPhone è meraviglioso. Ma al di là della tecnologia, scusate. Assolutamente sì, non è facile. Voi che lavorate con le parole, spieghi al lettore, come dicevi tu prima, il punto è la narrativa, no? Se la storia è abbastanza forte, sì, il resto tutto sommato sempre segue. È quello che cercate di fare quando scrivete, quando tu scrivi. Adesso Godbreaker, che è l'ultimo libro di Luca che conoscerete fuori già da qualche mese. Anzi, non tantissimo, perdonami, cos'è? Giugno? Da quanto tempo? Giugno, uscito. L'età sottile di Francesco da maggio, quindi sono usciti quasi in contemporanea. Due libri però molto diversi, però mi sembra che sotto questo profilo, cioè l'attenzione alla tensione narrativa, alla costruzione di un mondo realistico, pieno di magia, ma realistico, ci sia o no? Adesso copio Francesco che dice sempre quanti di voi hanno visto, quanti di voi hanno giocato, però adesso ci ho dato tante mani, quanti di voi guardano Supernatural? Guarda, ho fatto più mani di tutti te.
No? Sì, ma non avete giocato Last of Us. Sì, no, 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 questa qui effettivamente era... Ma che gente! Allora, ve le ricordate le prime stagioni di Supernatural, quando sto show era praticamente il più povero che venisse dato sulle televisioni americane? Cioè, non avevano la CG per fare gli occhi neri dei demoni. Mi ricordo. Roba pazzesca, no? Eppure ci siamo guardati tutti Supernatural così, no? Perché? Per le storie. Ti dicevano, quello lì è un mostro, gli cambiavano gli occhi con le lenti e tu vedevi il mostro. Perché ti avevano spiegato che lui è un mostro, avevano spiegato bene, e tu ti scimmiavi della storia del mostro, no? E questa è la dimostrazione che in realtà, al di là della meraviglia pazzesca di quello che ci raccontavi prima sulla grafica del centesimo di millimetro, eccetera, alla fine, cioè, quando si arriva alla linea del traguardo, è la storia che passa prima quella linea. Gli altri sono il secondo classificato, il terzo, ma la storia è il primo, punto. Io sono perfettamente d'accordo, e però per non ripetere rilancio, io sono uno dei pochi appassionati della storia di Avatar. Allora, io ho amato Avatar in un modo fisico, corporeo. L'ho visto all'IMAX, quindi avevo davanti questo schermo di 30 metri, Godzilla, il Godzilla degli schermi televisivi e degli schermi cinematografici. La grandezza di Avatar, la grandezza da un punto di vista della scrittura di Avatar, è che per la prima volta con Avatar, insomma, per la prima volta nella nuova generazione filmica, noi abbiamo la tecnologia davvero per dipingere su pellicola. Poi non è più neanche pellicola, però passatemi la metafora. Scrivere una storia per Avatar vuol dire mettersi completamente al servizio della messa in scena visiva. Vuol dire essere in grado di scrivere una storia che sia abbastanza semplice e archetipica da portare avanti la messa in scena, ma che sia abbastanza modesta da mettere avanti la messa in scena. Non che non c'era alcuna suspense in Avatar, ma non era quello il punto. Il punto era dare un'opportunità di scrivere su pellicola. C'è stato un giornalista californiano che parlava di Avatar nei termini di sublime tecnologico, ed è esattamente quello che credo io. Quindi anche il modo in realtà di scrivere e le esigenze per le quali scrivi si sono moltiplicate. Sì, mi viene in mente passaggio ancora indietro sulla televisione: è cambiato, si è moltiplicato, c'è più offerta anche perché adesso c'è molto più fantastico di prima in TV. Quanti di voi sono fan di serie televisive, per esempio? Lo so, era una domanda facile, abbiate pazienza, mi piaceva vedere la sala con le mani su. Hai vinto il conteggio delle mani alzate. Ci hai spettinato. Grazie. E il punto è quello, no? Siamo fan di serie televisive perché? Perché siamo dei videodipendenti che non hanno una vita? Beh, oddio, magari abbiamo delle nostre fasi anche noi. Però, a parte questo, perché c'è molta buona narrazione in televisione, ci sono delle grandi storie, potenzialmente, numericamente, scusate, non potenzialmente, molte di più di quante non ce ne siano al cinema, che paga lo scotto di dover avere dei paycheck, dei ritorni economici molto molto più alti, per cui hai bisogno di fare 300, 400, 500 milioni di dollari se fai un grosso film, e quindi la casa di produzione alle spalle dell'autore, perché l'autore poveretto magari ci metterebbe anche del suo una storia più originale, sceglierebbe uno sceneggiatore diverso, ma la casa di produzione che finanzia dice: facciamo che restiamo su un marchio che funziona, si chiama brand awareness, usando un termine terrificante, che significa in marketing la riconoscibilità del marchio. Quindi 8 anni fa Spider-Man funzionava, mi ha portato della gente al cinema, facciamo il remake, che serve? E allora il cinema è pieno di remake, reboot, sequel e prequel. Risultati variabili, alcuni buoni e alcuni no, raramente dicono qualcosa che davvero ha senso, insomma, di davvero nuovo. In televisione invece trovi qualcuno che riesce a usare, e quindi dopo anni in cui il fantastico è stato molto poco, correggetemi se sbaglio, e poi tendenzialmente anche per ragioni di budget molto urban, perché è più facile piuttosto che cercare di ricostruire l'ambientazione del Signore degli Anelli, per esempio, perché puoi farlo in due modi, l'ambientazione alla fantasy classico, alla Sword and Sorcery, molto male se hai poco budget, o molto bene ma devi avere dietro il budget giusto e la casa di produzione giusta e i professionisti giusti. Fermali. Voglio farti una domanda su questo. Ah, ok, grazie. E dopo. E invece adesso, in tempi recenti, finalmente ci si è riusciti. E Game of Thrones l'abbiamo bene o male visto tutti, sappiamo che c'è, ed è la prima volta che c'è un fantasy adulto e non solo per adulti, perché poi si tende a confondere le due cose, no? Va bene le scene di sesso, ok, non c'è niente di male, ma il punto è la storia. Ed è un fantasy in cui tutti insieme ora finalmente non si limitano a mettere gente bella in costume a correre per i boschi, che era l'approccio
di prima, e lo abbiamo visto con la spada della verità, che infatti è finita. Io ti volevo chiedere, proprio in questo, com'è cambiato questo approccio? Cioè, nel senso che tu dici che il fantasy in TV finalmente può avere una messa in scena diversa ed è... Sì. E continua a esserci molto fantasy, assolutamente crappy in TV. Sì. In TV e non solo, insomma. No, ci mancherebbe. Com'è cambiato? Perché, sì. Generazionale. Lo so che sembra semplicistico, ma non lo è. Teniamo conto di una cosa, noi abbiamo una prospettiva un po' falsata, perché in Italia, non voglio finire sui soliti discorsi, però diciamo che non è facilissimo in Italia che chi ha potere decisionale, chi ha potere dietro la messa in produzione di un progetto, che sia un libro, che sia una serie, che sia altro, sia tendenzialmente giovane e abbia visto, partecipato a un certo tipo di cultura, sia immerso. Non è neanche facile che sia arrivato dov'è per motivi di merito. Peraltro. E questo conta moltissimo, lo sappiamo, eccetera, eccetera. Si potrebbe parlare un'ora, evitiamo. Ma quello che sta capitando altrove, io conosco di più l'ambiente inglese, della televisione inglese, più di quello americano, ma anche con alcuni produttori e sceneggiatori americani ho avuto l'occasione di parlare per lavoro. Quello che sta succedendo altrove è che c'è un normale ricambio generazionale, quindi ci sono ancora i vecchi papaveri, tra virgolette, no? Chi era lì e faceva televisione 10-15 anni fa. E ci sono gli altri, che sono arrivati, stanno arrivando, e guardate che, come diceva lui prima, se ne riparliamo tra 5 anni, questa curva sarà pazzesca, perché ormai la generazione di 35-40 anni, quando già non è dietro, non è autore di storie, sta per arrivarci, sta per essere nella stanza dei bottoni, insomma. Sì, ci sarà un carnaio. Sarà un carnaio, ma sarà un carnaio estremamente, secondo me, io sono assolutamente curiosa, molto positiva, sarà molto interessante, perché ti troverai della gente come, allora, Russell T. Davis già comincia, l'autore di Doctor Who, quello che l'ha riportato in auge nel 2005, comincia ad avere un 45-50 anni adesso. Dopo averlo riportato in auge, dopo aver riportato Dottor Who sullo schermo, ha sempre detto: non ci sarebbe stato un nuovo Dottor Who senza Buffy e senza Joss Whedon. Quindi si è lasciato influenzare da quel tipo di narrazione, quel tipo di dinamiche, quel tipo di sacrante, di voglia di ridere dell'orrore, che piaccia o non piaccia Buffy, è la cifra stilistica che ha fatto di Whedon un artista. Buffy è, cioè, per quanto mi riguarda, Buffy è la pietra di paragone di qualunque cosa venga scritta dopo: televisione, videogiochi, libri, fumetti. Perfetto. E 10 anni dopo, anche di più, perché ormai forse sono di più, non è un caso che uno come Joss Whedon, che vecchio non è neanche lui, è al timone di un progetto multimilionario come gli Avengers, e gli hanno dato il secondo, perché conosce questa roba, sa essere fan, è un fan per primo, sono loro fan, arrivano a lavorare alla televisione dopo essere stati autori dietro le quinte davanti al loro computer, aver interagito tra gli altri. Quindi torniamo alla domanda, perché sto uscendo fuori tema. Tu mi dicevi: cosa è cambiato? È cambiata la gente che ci lavora, lo conoscono meglio, lo conoscono dall'interno, e non lo devono giudicare non sapendo nulla, non devono approvare un progetto o cercare di piazzarlo a chi dovrà decidere se approvarlo o meno, dicendo solo: ah, questo è fantasy, piace ai ragazzi, no? Cioè, è nobilitante. Posso farti una domanda un filo più provocatoria, facendo un passo indietro? Ma grazie. No, non è così terribile in realtà, no? Tu dicevi, ci sono, parlando di nuovo di fantasy classico, no? Che poi io magari leggo e guardo, ma non scrivo. Tu dici, c'erano due modi per farlo, no? Il modo brutto e il modo con la grande produzione. Ok, al di là del terribile archetipo dei due tizi che corrono nei boschi, ma non esiste un modo per fare il fantasy classico visivo in televisione o quello che sia con l'effetto supernatural? Non possiamo fare una storia tale da imbrogliare lo spettatore a credere che effettivamente lui sta vedendo un mondo fantasy, anche se stiamo usando i residui di magazzino dei costumi di Xena che già Raimi ha utilizzato per fare Legend of the Seeker, no? Ecco. Il problema lì è un po' la percettibilità, come dicevi tu prima, il problema, quando parlavi di iperrealismo, no? Vedi qualcosa che è iperrealistico, ti sembra troppo reale per essere reale, lì è una questione oggettiva di percezione dell'occhio, eccetera. Qui in questo caso hai un problema, allora, non si può, la risposta breve è non lo so, nel senso che la domanda è interessante, se qualcuno riuscisse a farlo io sarei la prima a essere felice. Io ho un'ipotesi sul perché. Vai. Allora, quanti di voi sono lettori di fantasy classico?
non lo reggo molto, devo me. Mi spiego. Il fantasy classico è il mio sogno. Cioè, io di continuo compro libri di fantasy classico, di continuo mi fermo a pagina 20, 30, di continuo. Sei un recidivo però. Sono recidivo perché, io sono cresciuto con Tolkien, io adoro Tolkien. Per me Il Signore degli Anelli è il libro che ha cambiato la mia vita. Da allora ho cercato Metadone per tutta la mia vita senza trovarlo. Ci sono pochi autori che mi piacciono, c'è Martin, c'è Robin Hobb, c'è Patrick Rothfuss, basta. Che mi piacciono moltissimo, perché quando riesco ad arrivare alla fine sono felice. Cioè, quando riesco ad arrivare alla fine vuol dire che mi è piaciuto davvero tanto. In linea di massima, alla 20ª pagina di Cavalli e Damigelle descritti nei dettagli, mi rompo i maroni. Ok, però non è obbligatorio che sia così. Aspetta, il mio problema, ed è il problema che lo rende così difficile in televisione, che rende così difficile fare una produzione a basso budget in televisione, sì, è che il fantasy classico è molto difficile da scrivere. Perché sì, tu hai una soglia di immersività molto più alta, sì, devi avere un realismo emotivo estremamente alto, e molti scrittori non cercano la strada del realismo emotivo, cercano la strada dell'estetica alla Tolkien. Tolkien però aveva una situazione biografica particolare. Tolkien era uno che viveva in Oxfordshire, in un periodo tra l'altro in cui Oxfordshire era particolarmente bello, che faceva il professore di storia ad Oxford con giacche di tweed e sigari e scotch la sera. È un mondo che non c'è più. Pensare di poter scrivere quel fantasy se vivi in un appartamento urbano circondato da macchine è impensabile, non ce l'hai dentro, non ce l'hai. E l'emotività è molto difficile da raggiungere se stai parlando di elfi e draghi. Si può fare, quando riescono a farla io lo adoro. Io prima o poi proverò a scrivere un fantasy classico, probabilmente facendo una porcata. Quindi io lo adoro come genere, credetemi, è molto difficile. E in televisione diventa ancora allora, vale ancora di più per la televisione, comunque, perché ha ragione, esatto. Lui. C'è un problema proprio di immersività o di percezione della stessa. Ti sembra immediatamente finto. Ha maggior ragione perché in effetti il contesto è distaccato. È facile far ridere. Faccio solo un esempio, ma almeno facesse ridere. Posso dirlo qui pubblicamente davanti alla videocamera che va. Il primo che scrive... Anzi, poi dammi un titolo perché so che tu avevi letto qualcosa del genere. Una bella saga di fantasy, ironica e autoironica, secondo me sbanca. Perché non è completamente vero che tutti i lettori di fantasy sono così seriosi, si prendono così sul serio. No, questa è un'invenzione completa della percezione, soprattutto del nostro paese. Questo dire che no, noi vogliamo leggere le cose serie, i ragazzi leggono fantasy, non capiscono l'ironia, non la vogliono essere, questa è un'invenzione. E vale anche per le serie televisive, negli anni 80, che c'era la storia di maghi e di guerrieri, chi è che si ricorda quella sitcom? Ecco, tra il fantascientifico e il fantastico, terrificante, il budget dell'epoca erano un po' quello di Ralph Super Maxi Eroe, la qualità dei costumi era simile, lo so, rispetto. E a modo suo andava bene, esperimento chiuso purtroppo, però una bella serie ironica funzionerebbe. Ti faccio solo un esempio e poi mollo la parola, di fantasy che non ha funzionato. Qualcuno di voi, chi di voi conosce Camelot, la serie? A quanti di voi è piaciuta Camelot, la serie? A me piaceva. Poi parliamo. Però Camelot è una produzione che è nata in onda un paio d'anni? No, una stagione sola. Ti ringrazio. Per un canale di a caso americano. 8, 10 episodi. Aveva un cast con dei nomi significativi. C'era Ralph Fiennes, se non mi sbaglio, c'era Eva Green. Era prodotto da Chris Chibnall, che non è proprio l'ultimo dei deficienti, perché è quell'autore inglese che è stato uno dei produttori di Torchwood, ha scritto la prima stagione di Torchwood, ha lavorato con Russell T. Davis, adesso ha fatto Broadchurch e sta lavorando all'adattamento americano di Broadchurch, e speriamo che venga bene, se c'è lui dietro c'è la possibilità. E in un incontro pubblico in cui ho avuto l'occasione poi di intervistarlo, gli hanno chiesto di Camelot, e lui è stato molto diretto nel dire quello che noi abbiamo proposto, anche perché lui è un fan, e si torna al discorso di prima. Steven Moffat è un fan, Mark Gatiss è un fan, Peter Jackson è un fan, se no faceva dell'altro, insomma, e non lo faceva in quel modo. Quello che noi abbiamo proposto di una storia di magia legata alla saga arturiana e a Merlino non era quello che poi è andato in onda, perché ci hanno messo il becco 5-6 executive producer, qualcuno tra gli sponsor ha detto sì, però facciamo che correggete qui, eccetera, eccetera, eccetera.
l'hanno mandato in onda con le correzioni che avevano chiesto i produttori, che, ribadisco, non sono i primi deficienti che passano per caso, in teoria, o perlomeno non dovrebbero, lavorano dietro le quinte, hanno un incarico di un certo tipo, gli conviene che la serie abbia successo, il punto non è massacrarla. Non hanno sabotata con la volontà di farlo. Grazie, l'hanno messa in onda così come era stata corretta, ha fatto ascolti pessimi. E francamente per un appassionato è una serie strana da classificare, io non l'ho amata, ma si può anche piacere, però poteva essere un fenomeno e non lo è stato. Guarda, allora, sostanzialmente avete dato la risposta che mi aspettavo, e cioè non lo si fa perché è difficile, il punto era proprio questo, perché è difficile. Allora, banalmente, ma fino a un certo punto mi viene da dire, allora è auspicabile che con quei cambiamenti al vertice di cui tu ci parlavi poco fa, forse nei prossimi anni qualcuno avrà voglia di tentare qualche cosa di più difficile, no? Ci sono anche, c'è Netflix che prima non c'era, la televisione sta cambiando ed è cambiata, le web series di cui si è parlato anche in questa rucca. Il fenomeno cambia. Cosa estremamente interessante delle web series è proprio che lì la povertà di mezzi è endemica, è parte della cosa. Cioè, quindi caratteristica lì della sei situazione. Nudo, c'è solo la storia, non ti puoi nascondere neanche davanti a una fiamma fatta in CG. Ricordiamoci che la trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson è un basso budget. Cioè, nel senso che l'intera trilogia è costata quanto Pearl Harbor. Sì, più o meno sì. E ha incassato, diciamo, qualcosina di più di quanto è incassato Pearl Harbor. Beh, siamo comunque però su un livello chiaramente differente. Però attenzione, aspetta, mica tanto, nel senso che siamo su un livello differente, ma tutto è relativo. Cioè, loro hanno fatto, Peter Jackson ha fatto 3 film di 4 ore l'uno, che continuano a essere venduti, stravenduti in DVD, con i soldi con cui registi meno dotati hanno fatto film di 3 ore che sono stati al cinema 2 settimane. Quindi non è mai questione di soldi. No, ma si torna... Sergio Leone ha fatto, insomma, con i grandi capolavori del cinema con 5.000 lire. In realtà stiamo dicendo la stessa cosa. No, ma assolutamente. Nel senso che si torna a quello che dicevamo prima. Una cosa difficile è riuscita a chi? A uno bravo. Le cose difficili riescono però a quelli bravi. Però è anche vero che devi avere il giusto tipo di storia. Nel a senso uno che bravo, anche veramente, generi che si prestano meglio. Ovviamente. E a uno però, appassionato. È anche, sì, le due cose devono andare insieme. Anche perché... oddio, ho perso il filo, continua tu. No, quello che stavo dicendo io a proposito del discorso sulle web series è se lì vuoi farla funzionare, devi essere bravo e basta. Devi essere bravo e basta. Ah, ok, mi è venuto in mente. Dopo che hai fatto una cosa che funziona, hai fatto un buon progetto, poi cosa ne fai? Perché adesso devi farlo arrivare. E mancano pochi minuti, per cui se volete poi la chiudiamo, se avete delle domande, non so se ci lasciano dentro un po' di più, spero di sì, siamo qua. Però io vorrei, posso andare a diventare un po' polemica, sì, sono almeno 10. No, vorrei parlare del fatto che cambia la tecnologia. Cambia il modo di fare, tutto sommato, quello che è sempre il cuore, quando il cuore di fare creatività, quando di fare narrazione, quando il cuore del discorso comunque non cambia, rimangono le buone storie, e cambia anche il modo di fruirlo, perché il grosso elefante nella stanza è la pirateria. Perché? Perché io non lo chiederò di alzare le mani, ma secondo me c'è qualcuno qui che scarica dal tubo in maniera più o meno creativa. Fermoli. Cosa significa? Significa che anche lì c'è un cambio culturale in atto. La pirateria è una brutta cosa, lo è. Il diritto d'autore va rispettato, perché altrimenti l'autore non riesce a vivere, deve andare a fare un altro lavoro, lui non scrive, non produce più e noi non ci godiamo le sue storie. Quindi comunque bisogna tenere conto che questa è la base, questa è la realtà dei fatti. Detto ciò, la tecnologia c'è, va cambiato il modo, secondo me, e si sta già concretizzando, già qualcuno se ne sta accorgendo, perché per fortuna non sono ciechi, il modo di permettere al cliente potenziale, al consumatore, di comprare il tuo prodotto, perché altrimenti lui te lo scaricherà. Infatti Netflix recentemente ha annunciato che dall'anno prossimo deciderà quali serie mettere in produzione e quali no, anche sulla base del numero di download illegali. E ha senso, perché se una cosa te la scaricano 4 milioni di volte, magari la gente la vuole vedere.
In una recente, poi chiudo, chiacchierata a un festival straniero, Kevin Spacey, che è un attore, insomma, quello di American Beauty, capace, ma secondo me è un produttore molto più capace, quello di House of Cards, dietro produzione di Netflix, ha detto, ha parlato proprio di questo, e ha detto, guardate che stiamo sulla soglia di un cambiamento ancora più grosso, perché io... Spacey, recentemente ho fatto un film piccolo, a basso budget, perché difficilmente questo rischio qualcuno se lo assumerebbe con un grosso blockbuster, che è stato messo al cinema, che è andato al cinema lo stesso giorno in cui abbiamo aperto la possibilità di comprarlo legalmente, di comprare il download in alta qualità sul sito. Ha dovuto insistere lui, gli altri sponsor non ci credevano, temevano che nessuno sarebbe andato al cinema, sai che a quello che diceva lui hanno raddoppiato, cioè la gente, ovviamente la cosa da capire, allora, l'età sottile quando è uscito 2 ore dopo era disponibile pirata, io stavo facendo ego surfing come fa chiunque il giorno in cui esce il suo libro, poi di solito smetto proprio i primi 2-3 giorni in cui non succede assolutamente niente perché la gente se l'è compato e se lo sta leggendo, no? Esatto, poi mi stufo e smetto, allora, i primi 2-3 giorni ho scoperto, ma tipo davvero un paio d'ore dopo era disponibile, bello da scaricare pirata. Io sono contento perché vuol dire che c'è entusiasmo. C'era un non ricordo quale scrittore che diceva il vero nemico dell'autore, degli autori non è la pirateria ma è l'oscurità. Ora è chiaro che da un punto di vista un libro scaricato pirata è una vendita in meno che io faccio, da un altro punto di vista è un lettore cui se il libro piace, magari googla, cerca le cose che ho scritto, magari mi segue su Twitter, magari dice, ma però tutto sommato questa persona non è male, gli voglio dare soldi, e se lo va a comprare, o si compra il prossimo, o si compra quello di prima. Noi andiamo in un mercato, questo gli editori non l'hanno capito, io ho avuto durissimi scontri per l'età sottile, perché uscisse senza DRM, durissimi. Io fino a 2 settimane dall'uscita del libro, nonostante l'avessi chiesto un anno prima, non sapevo se l'avrei ottenuta questa cosa. E, nonostante gli editori non riescano a capirlo bene, noi andiamo verso un mercato dell'abbondanza in cui la scelta non è riuscire o meno a scaricarsi, devi dare per scontato che il lettore se le può scaricare le cose, devi dare al lettore un motivo per non farlo. Un motivo per non farlo è un buon prezzo, un servizio migliore, un rapporto con l'autore, deve essere una serie di cose, devi far capire al lettore che se i libri di un autore gli piacciono se li compra perché quell'autore così ne può scrivere altri. Perché io, se non avessi la fortuna di poter fare questa roba per lavoro, potrei dedicare i miei libri meno tempo, i miei libri sarebbero meno riusciti. È inevitabile. Questo le persone lo capiscono, perché i lettori non sono degli stronzi. Io come lettore non sono uno stronzo, voi non lo siete. Gli editori, tu hai tutto un giro editoriale, produttivo e così via, non voglio generalizzare perché c'è molta gente che si muove in modo intelligente, ma hai tutto un giro che ancora percepisce il pubblico come un nemico. Ma che era una cosa che poteva funzionare male, ma che poteva funzionare nel momento in cui il pubblico non aveva alternative, ma quando ce le ha, ciao. Abbiamo parlato per un'ora intera di cambiamenti, cambiamenti avvenuti e cambiamenti imminenti. Allora, l'essere umano è estremamente abitudinario e i cambiamenti d'istinto sono il nemico per definizione, no? Il punto è capire che un cambiamento è solo un cambiamento. Le nuove tecnologie, senza le nuove tecnologie non ci sarebbe stato il download illegale, quindi tutto questo discorso non aveva senso. E le nuove tecnologie non sono il nemico, non lo sono dentro e non lo sono fuori a quello che noi facciamo, non lo sono dentro le nostre storie. È vero che il cellulare non ci fa più scrivere le storie che scrivevamo prima, ma il cellulare non è un nemico, il cellulare è un asset per fare storie. Altre scriviamo nuove storie, ti costringe a scrivere nuove storie in cui il cellulare è un fatto. Allora dici, i miei personaggi non possono più non sapere le cose perché si telefonano gli uni con gli altri. Beh, anche il mostro ce l'ha il cellulare, o è un vampiro che si è risvegliato l'altro giorno dal 12° secolo, oppure ce l'ha il cellulare, lo sa usare anche lui. Questo dentro nelle storie, no? E mica solo il cellulare, anche molto altro. Fuori il punto è proprio questo: noi non scriviamo per gli editori e non scriviamo nemmeno per i librai, scriviamo per voi, no? Lo scopo di editori, librai, stampatori, eccetera, è far arrivare quello che noi facciamo a voi. Loro sono soltanto degli intermediari di mezzo che ci mettono una gabella, è ovvio, ma il punto è far arrivare le cose a voi. Tutto questo deve servire al rapporto che c'è tra noi e voi.
Quindi non è che se la tecnologia cambia questo è il nemico per definizione. Se adesso il pubblico ha la possibilità di mettere le mani sulle nostre cose in una forma che prima non aveva, niente, ne si prende atto, no? E si costruisce un nuovo mercato intorno a questo. Esatto. Perché a noi non dispiace, fino a quando, come tu hai correttissimamente detto, ci arrivano i soldi con i quali mangiamo, no? E il fatto è che questa cosa sta rendendo sempre meno necessari, o comunque diversi nel loro porsi nei confronti nostri e vostri, tutti gli intermediari, no? E questo cambiamento è terribile, loro faranno resistenza, una resistenza strenua. Io che siano, poi forse chi... No, questo sarebbe argomento per tutto un altro incontro, vai. Poi forse abbiamo le domande. Io sono d'accordo sul 99%. L'1% su cui non sono d'accordo è che gli intermediari siano meno necessari. Sono meno necessari, sta cambiando il loro ruolo. Rapporto, esatto, cioè io credo che un libro vada prodotto. È chiaro che il seme del libro viene dall'autore. La produzione intermedia può fare la differenza fra un gran bel libro e un pessimo libro a partire dalla stessa prima stesura, dalla stessa seconda stesura. È una produzione che richiede meno gente della produzione di una serie televisiva, ma che non è meno complessa. Il problema è riuscire a produrre buoni libri. In Italia si è molto spesso in passato non ragionato in termini di prodotto, si è spesso ragionato in termini di autore che scrive il libro e editore che prova a venderlo. E sempre più gente legge in inglese, sempre più gente salta l'intermediario, appunto la traduzione, e va direttamente alla fonte, e gran parte dell'editoria italiana si legge sulle traduzioni inglesi. Gli editori italiani circa non 70% hanno... a livello numerico, sì, esatto. Tantissimo, eh? Cioè, gli editori italiani non hanno sviluppato un expertise nella produzione. Alcuni editori producono delle cose, noi siamo prodotti, almeno finora, da editori italiani soprattutto, però sono mosche bianche, insomma non c'è un sistema che produce regolarmente, e questo sul lungo andare, sul lungo periodo lo risenti. Però io direi di aprire alle domande. Dunque, io chiedo alla regia se abbiamo tempo per delle domande. Ma guarda, ci sarà tempo, vai. E sarò brevissimo a farvela, perché avete parlato di cambiamenti, mi ha incuriosito tantissimo. Ma tra questi cambiamenti non trovate anche voi che proprio il fattore tecnologico vada a favorire negli ultimi anni la trama rispetto ai personaggi? No. Abbiamo l'esempio del Dottor Wu, no? Che è un personaggio iconico. Cioè, ci sono produzioni sia letterarie che... Facciamo ad esempio nel mondo dell'editoria, thriller storico. I personaggi quasi non servono, sono in funzione della storia o delle emotività che devi esprimere, e penso anche a livello seriale. Poi dopo, ecco, voglio sapere un'opinione da parte vostra su questa cosa. Guarda, ti darò una risposta che può suonare banale, però secondo me, cioè, la realtà difficilmente non lo è, no? E dipende completamente da come la si usa. Tecnologia è uno strumento, non ha un'anima di per sé stessa. Può essere usata per esaltare la storia, per esaltare come un mezzo per rendere la cosa ancora migliore, per porre determinate attenzioni, per potenziare, o può diventare lo strumento che castra completamente quello che tu stai facendo. Dipende completamente da come la usi, e il come la usi dipende completamente da quanto l'hai capita, da quant'è il rapporto che tu hai instaurato con queste novità, con queste nuove tecnologie, con queste nuove situazioni, no? Cioè è completamente affidato a chi ce l'ha in mano. No, ma questo sono d'accordo, ma tendenzialmente... No, guarda, io ti rispondo, secondo me è esattamente il contrario. Forse la mia visione è deviata, perché io sono un sucker per i personaggi. A me delle trame non interessa assolutamente nulla. Io sono sono uno dispostissimo a fare cose incoerenti a livello di trama se serve al personaggio. Perché la vita è incoerente. A volte succedono cose incoerenti nella vita, mentre invece di solito le persone sono abbastanza coerenti con se stesse. A volte lo sono in modi che ci stupiscono, però di solito sono coerenti con il loro ego profondo, con la loro identità profonda. Secondo me sta succedendo il contrario. Il motivo per cui The Last of Us mi ha così appassionato e commosso è perché per la prima volta in un videogioco il punto non era solo mandare avanti la storia trovando nuovi modi per uccidere gli zombie in modo stealth, perché grosso modo la meccanica del gioco è quella. Per la prima volta tutto questo costruiva dei personaggi. Se io mi sono spaventato sinceramente per la ragazzina, è perché la ragazzina non era un insieme di pixel, il tuo scopo era tenere in vita. La ragazzina è un personaggio che dice cose interessanti, che a volte ti commuove, che a volte... C'è un momento fortissimo, posso fare un piccolo spoiler sul gioco? C'è un momento fortissimo, in cui tu sei sotto, non hai modo di vincere lo scontro, lo capisci, stai per morire, la ragazzina prende una pistola, boom, e spara alla persona che ti sta sopra in quel momento. E dopo è sconvolta, perché una ragazzina di 16 anni
costretta a prendere in mano un'arma e a uccidere qualcosa. Ed è un momento emotivamente profondissimo. Ed è una delle prime volte che capita con un videogioco. Ed è una delle prime volte che capita con un videogioco in cui la violenza non è la violenza, è una cosa che ha delle conseguenze. Certo. E ha delle conseguenze sul personaggio. No, ma che capiti, ragazzi, io sono d'accordo. Scusa Marco, guarda, mi li stiamo rubando tanto tempo. Lo devo fare io il prossimo incontro. Sì, facciamo poi. Esatto. No, che capiti d'accordo, ma tendenzialmente anche nei serial, sembrano a volte nei serial nella produzione di massa, massificata, non sto parlando della vostra produzione. No, beh, chiaro. Io trovo che ci sono tantissime situazioni in cui i personaggi sono funzionali alla trama. Prima avviene la trama e poi arrivano i personaggi. Non siamo più nei tempi di Dickens, o meglio, non siamo più con la centralità di Harry Potter, tanto per dire. Nell'ambito. No, io non lo noto, però è vero anche che io seleziono molto le cose che guardo e leggo, quindi magari ho una visione deviata perché tendo a scegliere prodotti character based. Però, scusate, gli ultimi personaggi anche a livello seriale che vi ricordate, quali sono? Si sta già parlando di Walter White. Bravo. Walter White. Occhio, non ho ancora visto l'ultima stagione, l'ultima io. Per favore, vi supplico, niente spoiler. Però è uno Walter su White, una produzione di How I Met Your Mother. Ha uno, è per la prima volta in una sitcom, uno sviluppo. Io sono un grandissimo fan di How I Met Your Mother. Per la prima volta in una sitcom hai dei personaggi che crescono, che si sviluppano e che cambiano. Di solito i personaggi della sitcom sono, se pensate a Big Bang Theory, che io amo, ha dei personaggi che restano quelli. Io amo moltissimo anche Cougartown, se hai l'occasione di vederla. Una piccola perla poco nota, secondo me, è Cougartown. Cougartown, non ho sentito parlare mai visto. Terrificante titolo che li ha mezzi affossati, hanno rischiato di chiudere 4 volte. È una delle sitcom più spumeggianti, surreali. È del creatore di Scrubs, quella è un po' la cifra stilistica, e non sono sempre uguali a se stessi. C'è un'evoluzione. Bellissima. No, le possibilità ci sono, per fortuna. Però sono mosche bianche. Anche la produzione in generale, la produzione privilegia altre cose, a mio parere. Sì. Va bene. Io ho una sensazione diversa. Anch'io. Però no, cioè, allora, sono in quel momento imbarazzante in cui devo dire sono d'accordo con loro. Ok, e su questo, che è bellissimo per chiudere, direi che la chiudiamo. Grazie per essere state qua, speriamo che vi siate divertiti. Grazie.